Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 15 ottobre e niente, ci siamo. È del tutto evidente che quello che aveva detto il Presidente del Consiglio soltanto 3 giorni fa, cioè non faremo un lockdown, vale come quello che aveva detto una settimana prima, cioè non faremo il coprifuoco. Il coprifuoco più o meno arriverà e il lockdown oggi è una di quelle cose che sui giornali è diffusissima. Nuovi lockdown, forse in Lombardia, forse in Campania, comunque l'Italia si prepara al lockdown. Per amore della verità, ovviamente questa cosa non riguarda neanche l'Italia, poi ne parleremo oggi. Basta leggere il Figaro e in genere i giornali francesi sono un po' diversi rispetto ai nostri, rispetto a questo virus, perché ne parlano di meno. Invece il Figaro oggi parla del coprifuoco, nel vero senso del termine, perché così lo definisce il Figaro e non solo il Figaro, in Francia, che bloccherà 20 milioni di persone e per i quali dalle 21 alle 6 di mattina, dice il Figaro, ma lo dicono anche i giornali italiani, non si potrà circolare in una serie di città francesi. Poi ci sono una serie di fondi di approfondimento. E Macron che dice questo per salvare l'economia e non distruggerla, perché in realtà pensa in questa maniera di salvarla. Ogni paese, insomma, è infelice a modo suo, e dall'altra parte, così come in Italia, invece la distruzione dei ristoratori, dei bar, del settore dell'intrattenimento, sempre sulle prime pagine del Figaro. Il Daily Mail, scusate se oggi faccio una rassegna stampa un po' internazionale, invece continua ad avere la sua posizione. Riporto che il Daily Mail è un giornale popolare, inglese, che però fa milioni di copie, che dice: ragazzi, i danni del lockdown non solo in termini, diciamo, psicologici, ma addirittura nell'aggravarsi di alcuni casi. Loro cercano di, anzi, loro certificano il fatto, secondo Daily Mail, che nei mesi del lockdown tra marzo e aprile sono aumentate addirittura i morti di infarto. Perché? Non curati, perché per stress. Beh, insomma, però i dati da cui parte tutto questo sono tutti quanti titolati dai giornali. Secondo me il titolo e l'evidenza più terroristica è quella, scusatemi, della Repubblica. Perché qui, sia chiaro, io non, mi sono anche scocciato di dirlo, avendolo avuto il virus. Nessuno può negare l'esistenza di questo virus, nessuno può negare. Oggi Chiambretti dice: questo virus lo conosco ed è davvero brutto, mi sembra, sul Libero, sulla Verità. Tutti noi lo conosciamo, lui ha perso anche la mamma per questo virus, molte persone hanno perso qualcuno, come molte persone hanno perso qualcuno per altre malattie, obiettivamente. Ma questo è un virus che prende 40-50enni e non gli fa stare proprio bene, mentre settantenni e ottantenni rischiano come se si prendessero una polmonite, per la verità. Ma il punto fondamentale non è tanto il contagio del virus, perché questa è una cosa che mi fa impazzire, che dobbiamo cercare di mettere nelle dimensioni giuste. Perché ieri ci sono stati 7.332 contagi, che di per sé non vogliono dire assolutamente nulla. E quando vedi il grafico in prima pagina di Repubblica, in cui vedi questo picco dei contagi che arrivano a 7.332 dai 156 di agosto, nessuno vi dice, o ve lo dicono molto male i giornali, che ieri c'è stata la triplicazione, quadruplicazione rispetto a marzo, quando ci furono i grandi casi di coronavirus. Beh, la triplicazione, la quadruplicazione dei tamponi. Ieri ne hanno fatti 150.000 e abbiamo avuto 7.000 casi. Se avessero fatto 300.000 tamponi, ne avremmo trovati 8.000, 9.000, 10.000 casi. Ma il punto fondamentale è che i contagi, se il 95% sono asintomatici, contano fino a un certo punto. Il punto fondamentale, e sulla quale i giornali oggi sono sinceramente un po' vaghi, voglio dire, non tanto precisi quanto lo sono, e questo mi fa impazzire, è la questione dei ricoveri e delle terapie intensive. Questo è il punto fondamentale. Per quanto riguarda i contagi, se noi andiamo a cercarli, se noi andiamo a fare migliaia di tamponi, prima li facevamo soltanto ai sintomatici, oggi li facciamo anche agli asintomatici, blocchiamo il paese, terrorizziamo il paese e non risolviamo nulla. È la follia di Crisanti, che oggi è considerato una specie di guru, che ci spiega che ci sarà il lockdown a Natale, poi ci sarà. Cioè, e Crisanti è uno che veramente, insieme a Galli, sono proprio quelli che, no, abbiamo preso lì, che sono ben contenti, quelli che dicono non si deve andare alle lezioni, non si deve andare a scuola, non si devono fare le feste. Cioè, sono i rigorosi, quelli che dicono: siccome dovete morire, morite subito in terra. Ecco, io sono di questa idea: siccome dobbiamo tutti morire, meglio non morire qua in terra, fino a che ce lo possiamo permettere. Ma evidentemente questa, e poi ne parleremo, questa situazione è minoritaria, la quale mi trovo. Brucia Milano, perché il fatto ci gode come un riccio. C'è sempre la solita inchiesta su Fontana. È sempre colpa di Fontana, non ne azzeccano uno. È diventato talmente ridicolo l'attacco che il Fatto fa nei confronti della Lombardia, che non vale neanche la pena. E
ricordarvelo. Nel frattempo, cosa succede? Il mattino ci parla dei posti letto in Campania che sono esauriti. Ma lì il punto è, c'è ragione Gian Antonio Stella oggi sul Corriere della Sera, ma ragazzi, toc toc! Ma che avete fatto negli ultimi 6 mesi? Perché come dice Gian Antonio Stella, quando arrivò il virus in Veneto, quando arrivò il virus in Lombardia dalla Cina, francamente fu uno schiaffo che non ci attendavamo. Ma qua sono 6 mesi che ci attendiamo lo schiaffo. Racconta che l'ANSA parlò della seconda ondata, secondo la loro vulgata, a marzo. E questi da marzo a maggio, cioè arriva il 13 maggio Speranza che dice, ragazzi, abbiamo dato un sacco di soldi alla sanità. E allora De Luca, lo sceriffo, il lanciafiamme, quello che ha chiuso la regione, quello che andava a vedere le feste. Bene, ma che cazzo ha fatto fino ad ora, a parte comprare i ventilatori in lingua tedesca, a parte non riuscire a collaudare i 3 ospedali Covid? Ma insomma, invece di fare il fenomeno e chiedere cose fenomenali ai suoi cittadini, perché lui non si è occupato di mettere a posto gli ospedali, di ristrutturarli, di avere degli ospedali Covid? Non si poteva fare. Ma quanto avete criticato, cari amici, oggi sui giornali, voi anche, voglio dire, intellettuali che seguite la zuppa, l'ospedale Covid da 150 persone fatte da Bertolaso qua in fiera? Quanti di voi hanno criticato Fedez e la Ferragni perché quelli lì, che a me non stanno per niente simpatici, quando toccano, secondo voi lo fanno soltanto per passione perché hanno fatto una terapia nuova qua al San Raffaele? Quanto li avete criticati? Eppure quelli hanno fatti gli ospedali mentre voi stavate a fare i fenomeni. Il punto fondamentale è che secondo il mattino sarebbero esauriti i posti letto in Campania, anche perché, come ha spiegato tantissime volte questa grande nostra diciamo terrore che stiamo mettendo, fa sì che con 38 di febbre la gente si presenti in ospedale. L'isolamento per molti non si può fare a casa e lo si fa in ospedale. Bene, il punto fondamentale è che questa malattia grave e diffusa la stiamo autoalimentando con una specie di grandissima pandemia e di isteria psicologica collettiva, per cui se tu c'hai 37 e mezzo sei morto. Non è vero, non sei morto, però per i giornali è la fine del mondo. Stanno arrivando i lockdown, vi ho parlato dei giornali stranieri e lì Brambilla oggi fa un pezzo che è un po' rivolto a quelli che la pensano come me, cioè dice: ci sono i negazionisti, ma ci sono anche i riduzionisti, quelli che dicono che tutto sommato questo virus fa comodo al governo perché altrimenti questo governo sarebbe imploso. E sono anche un po' sciocchi, dice Brambilla, questi riduzionisti, perché non si rendono conto di quello che avviene nel resto del mondo. Allora, io ho simpatia per Brambilla, però voglio anche segnalare a Brambilla che il mettere i riduzionisti insieme ai negazionisti è sbagliato, perché i riduzionisti dicono semplicemente che questo governo ha affrontato molto male la vicenda. È un governo che fino all'altro ieri diceva che non c'era il lockdown e oggi ci dice che c'è il lockdown. È un governo che, oltre ad aver affrontato molto male questa vicenda, ci arriverà anche Brambilla a capirlo, l'ha raccontato tante volte sul suo giornale, l'ha raccontato il direttore del Giorno. Questo governo, se non ci fosse stato il virus, qualche crepa in più rispetto a governi presidenziali come quello di Macron, forse l'avrebbero avuti, o no. Pensa a Brambilla che sarebbe andato tutto bene. Questo governo si rafforza con le elezioni regionali e si rafforza con il virus. Poi, se Brambilla pensa che questo sia riduzionismo e lettura politica e ci considera sciocchi perché pensiamo che ci sia stato un aiuto da parte di questo gigantesco terrore, per cui questi qui dicono una cosa e il giorno dopo ne dicono un'altra, per cui fanno il bollettino e ricordati che devi morire, beh, sono idee diverse. Non so se definirle semplicemente sciocche chi non le pensa come lui. Bene, scendere dal ring è quello che chiede Sallusti, cioè vuole che opposizione e maggioranza, perché Sallusti è uno di quelli che, a differenza del sottoscritto, non è un riduzionista per rifarci a Brambilla. È quello che dice Sallusti: scendete dal ring, mettetevi d'accordo, opposizione e governo, perché dovete trovare una soluzione. Nel frattempo, i giornali sono tutti convinti che il Natale è a rischio. Lo dice Repubblica, lo dice il Corriere della Sera, lo dice Ci tolgono il Natale, lo dice anche, come si dice, il giornale. Ma ce lo toglieranno sicuramente il Natale, ve lo dico, è garantito, perché se noi continuiamo a fare i grafici sui contagi, beh, io sono abbastanza certo che il sessantenne con 38 e mezzo di febbre, il giorno in cui avrà la febbre, non solo si chiuderà a casa, ma andrà immediatamente in ospedale. Questa cosa avverrà: tanto più bassa è la sua conoscenza della malattia, tanto più alta è la sua paura di essere morto, cosa che purtroppo per i negazionisti non è un complotto, ma purtroppo anche per gli affermazionisti è una evidenza molto rara, posto che lo 0,5% va nelle terapie intensive, e le terapie intensive non sono la morte, soprattutto oggi che questa cosa sappiamo curare. Nel frattempo, 43 morti ieri. Vi segnalo che ogni giorno che Dio comanda in questo paese muoiono 1.700 persone, ma i 43 del Covid potranno diventare, nell'immaginario collettivo, 5.000, 6.000, 7.000. Devo dire che
un timore dobbiamo avercelo, non dobbiamo sottovalutarlo. E il timore non è tanto per la Lombardia e il Veneto, purtroppo, ma per le regioni del sud che nei mesi della grande diffusione del virus al nord, invece di fare i fenomeni, di chiudere i confini come volevano loro, e questo dimostra che serve a nulla le chiacchiere, avrebbero dovuto potenziare i loro ospedali, terapie intensive e posti letto per le persone che veramente stanno male, che ci sono. Cosa hanno fatto? Zero da questo punto di vista, solo le chiacchiere, il distintivo. E questo forse dovrebbe essere un po' preoccupante. Preoccupante, ovviamente, come titola oggi La Stampa, in maniera diversa rispetto agli altri giornali, che finisce il blocco dei licenziamenti dal 1 gennaio, perché almeno così sembrerebbe dell'approvazione del NADEF. Questo vuol dire possibile 1 milione di persone che non troveranno lavoro. Poi dopo ne parliamo, per carità, chiudiamo i negozi, chiudiamo l'attività economica, abbiamo fatto 200 miliardi di debito, e poi dopo cercheremo anche di affrontare un'altra emergenza, che forse invece quella è veramente, come possiamo dire, ci troverà impreparati, cioè di milioni di persone in più che non hanno lavoro, famiglie che guadagnano di meno, redditi ridotti, casse integrazioni che non potranno durare a vita, ma questo non sembra essere un grande tema. Oggi chiudiamo, perché tanto no, la salute viene prima di tutto, poi dopo vediamo quando non ci abbiamo l'economia, il pane, il reddito, cosa viene prima di tutto. Però comunque andiamo avanti così, la manovra sarà da 40 miliardi, e oggi il Messaggero ci spiega questa cosa straordinaria. Nella manovra da 40 miliardi, che aumenterà un po' le tasse, vedrete, a quelli che vengono considerati ricchi e sono in realtà il ceto medio, nella manovra da 40 miliardi ci sono mezzo miliardo definito, 500 milioni per l'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici. Mi fa venire il sangue al cervello! Io non ce l'ho contro 3,2 milioni di dipendenti pubblici, ma porca puttana, in un mondo in cui dal 1 gennaio avremo 1 milione di disoccupati in più, in cui partite IVA stentano, imprese stentano, lavoratori privati si fanno un culo così, a questi gli abbiamo dato l'illicenziabilità, lo smart working, che è soltanto home working per loro, la possibilità di stare a casa e prendersi lo stipendio, non sono licenziabili, e gli diamo l'aumento dello stipendio, la gente prima o poi arriverà con i forconi. Capito? Arriverà con i forconi, la teniamo a casa, non possono fare le feste, non possono avere attività ludiche, non possono avere attività sportive, non si possono muovere, eppure gli ospedali non riescono a farli, e diamo lo stipendio aumentato ai dipendenti pubblici. Ragazzi, io non voglio fare il pazzo, ma questi diventano pazzi veramente, se noi continuiamo a fare sta roba. Ma comunque, andiamo avanti così, perché... E il vero problema ce lo espongono Conte, che ci ha spiegato che gran parte del recovery fund, finalmente il recovery fund, una parte rilevante sarà dedicato al lavoro femminile. Questi sono matti. Il lavoro femminile è fondamentale. Un paese ricco non può diventare ricco e prospero se le donne non hanno un tasso di occupazione superiore all'Italia. Chiaro? Il lavoro femminile è fondamentale, ma l'idea che in questo momento uno vada a seguire il problema delle quote di genere nel lavoro, nella predisposizione del recovery fund, è una minchiata mostruosa. E fino a queste robe non le diciamo, e stiamo lì che leggiamo il pezzo di ieri su Repubblica, e Conte che gli risponde: sì, ci sarà il lavoro femminile, e ci sarà la diversity, e ci sarà il carbon free. Stronzate, quando 1 milione di persone saranno a casa senza lavoro. Chiaro? Il problema è che non è, sono donne, uomini, bianchi, gialli, rossi, sono persone che stanno a casa, che non hanno né genere, né colore, né età, sono semplicemente disoccupati. Se questi pensano che dobbiamo dirigerlo, io mi già immagino, verso le quote rosa, verso le questioni femminili, ma che cazzo vuol dire? Comunque, Maria Latella oggi, il recovery per liberare il potenziale delle donne è un ed è tutto contento, perché è diventato un trendsetter, più donne al lavoro in Italia. Trendsetter, più donne al lavoro in Italia. Ma più donne al lavoro in Italia è un trendsetter dagli anni 50, che avremmo dovuto avere più donne al lavoro in Italia. Non è un trendsetter oggi su Twitter, di cui è una specie di posa chat che si fanno quattro sinistri che si vedono tra di loro e si applaudono come se fossero le amanti di Julio Iglesias. La cosa fondamentale, chi se ne frega che sia trendsetter, il problema è che qua i disoccupati non hanno genere, ma chi se ne frega, il recovery probabilmente non arriverà nei tempi di cui avremo bisogno, questo è il problema. Invece noi stiamo qua a farci le pippe su chi, vabbè, lasciamo perdere. Il mondo trema, e questo è il titolo fantastico oggi di MF, giornale finanziario, il mondo trema,
E la Cina vola perché il mercato cinese ha fatto più 14% le blue chips, vale 10 trilioni di miliardi, cioè il mercato cinese sta esplodendo, il posto dove è nato il virus, dove magicamente sono morte 3.000 persone, secondo loro 4.000 persone a Wuhan, che è tutta l'Italia, mentre sono 17.000 morte in Lombardia. Qualcuno mi deve spiegare A se questi numeri sono veri, B se hanno qualsiasi, però non vorrei fare, mi dispiace di dirlo a Brambilla, non vorrei sembrare complottista, però l'idea che in Cina sono riuscite ad avere soltanto 3.000-4.000 morti, mentre soltanto in Lombardia 16.000, lì il PIL vola, da noi no, lì non c'è più un caso, da noi è arrivata la seconda ondata, voi mi dovete spiegare, il comunismo serve a bloccare i virus, forse diventiamo tutti comunisti, non l'ho detto per carità. Intervista Di Maio che parla di tante cose, anche della Libia e sui nostri pescatori che sono stati bloccati in Libia, italiani, senegalesi, tunisini che erano sui due pescherecci, dice: prima di liberare Maccari o Silvia Romano, ci avete mai sentito dire qualcosa? Beh, io per la verità sì, mentre in questo caso io ho sentito il governo che non ha detto mai nulla sui pescatori, mai nulla, se questa frase è retorica, e dice: Salvini e Meloni sono incoscienti perché parlano di questa vicenda, ci sono trattative sotto banco. Mi auguro ovviamente che sia così, sono 42 giorni che i pescatori sono là e l'idea, caro ministro Di Maio, di vedere le mamme di 80 anni, oggi ne parla Bekis sul Tempo, sdraiate su un divano, su un materasso, sotto la pioggia, davanti a Palazzo Chigi, è semplicemente vergognoso. In un paese normale, quelle signore si accompagnano da qualche parte e gli si dice: cari signore, stiamo facendo tutto il possibile, gli si racconta qualche cosa, le si tratta decentemente e non le si riceve soltanto dopo che ne ha parlato Quarta Repubblica. Questo mi sembra il minimo, diciamo, in un paese normale. Ma è questo un paese normale? È questo un mondo normale? Non lo so, ditemelo voi. Ciao.